Ma adesso diamo spazio a Peppe Paiuso. Eccolo qui. Buongiorno Peppe. Buongiorno, benvenuto. Tu aprirai proprio le danze sì. con un bel pezzo natalizio. Sì. Ok, qual è? White Christmas. White Christmas, e poi dopo ci facciamo una chiacchierata. Prego. Va bene. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. The treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Christmas be white, Christmas is be Beppe. Parla con questo Giuseppe Paiuso. Okay. Ci siamo. Tutto a posto Giuseppe? Tutto benissimo, grazie. Quello che mi incuriosisce di te, noi ci conosciamo da tanto tempo, hai sì. partecipato attiva di cantare, hai da un bel po' di tempo affiancato al canto il teatro. Sì, è vero. Hai proprio ultimamente... Sì, il teatro è una passione che coltivo da sempre, sebbene non lo faccia proprio a livello estremamente professionale come mi impegno per il canto, è una cosa in cui mi impegno tanto, soprattutto per il mondo partenopeo, per la canzone certo. classica napoletana, e niente, penso che formi tanto, ti insegna tante cose, il teatro è vita e chi più meglio di te lo sa. Abbiamo dedicato una vita al teatro, se vogliamo. Senti, e la differenza invece è proprio l'emozione nel cantare una canzone, invece stare in scena anche più tempo, perché magari poi il teatro ti impegna di più. Questa è una bella domanda. Chiaramente... Io faccio solo belle domande. Assolutamente, non ho alcun dubbio. Scherzo. Figurati.
Allora, sicuramente stare in scena per cantare un brano mi viene più naturale, più semplice, perché comunque faccio questo già da un bel po' di tempo. Invece recitare... un'emozione nuova. No, penso che recitare sia mettersi a nudo ulteriormente rispetto al cantare, perché comunque tu cantando crei dei filtri sotto certi aspetti. Recitando questi filtri non li puoi creare, no? Quindi... Certo. Senti, progetti futuri, bolle qualcosa in pentola? Sì, sì, assolutamente, come hai già anticipato tu, mi sto molto impegnando a livello teatrale, ci saranno degli spettacoli un po' nei teatri più importanti di Napoli, Augusteo e quant'altro, e poi c'è qualcosina anche per il mondo esclusivamente canoro. Allora, quando ci sarà qualcosa di concreto se lo vieni a raccontare qui. Grazie mille.